Salve a tutti ragazzi, non sono Andrea Mideu, operativi come sempre, siamo tornati con questo nuovo intervento il giorno dopo Udinese-Cagliari. Il Cagliari che come sapete ha sbancato la Dacia Arena, ha vinto 1-0, una vittoria in trasferta, tre punti molto molto importanti e quindi come faccio solitamente in questi casi, il giorno dopo mi sento di fare un video in cui andare a fare delle riflessioni rispetto alla partita dei nostri ragazzi, anche per capire se rispetto al post partita c'è qualcosa che magari mi sono dimenticato di dire o qualcosa che ho detto che magari voglio rettificare, eccetera, eccetera. Allora, sostanzialmente, l'emozione, la soddisfazione per una vittoria di questo tipo c'è, rimane, e anzi, vi dirò che ieri mi sono dimenticato, per esempio, di dirvi che a Udine non vincevamo dalla stagione 2007-2008. Udinese 0, Cagliari 2, quella partita famosissima perché con i gol di Acquafresca e Cossu riuscimmo a salvarci matematicamente e ufficialmente proprio in una stagione in cui, se beh, ricordate, con Ballardini in panchina ci fu a gennaio quel famoso scontro tra Cagliari e Napoli, il Napoli che stava vincendo 1-0, poi i famosi gol appunto di Matri e di Conti di testa negli ultimi secondi, e da lì è partita la cavalcata che ci ha portato ad una famosa, storica, insperata salvezza. Quindi sicuramente è passato diverso tempo dall'ultimo successo a Udine e ieri appunto siamo riusciti a sfatare sostanzialmente il tabù di un campo che generalmente negli ultimi anni ci ha visto protagonisti sicuramente in negativo. Tante sono state le sconfitte e questo sicuramente quindi è un segnale molto molto positivo. Ovviamente ragazzi, allora, l'euforia, la soddisfazione che avevo ieri sera dopo la partita non mi deve e non ci deve in generale far dimenticare che cosa? Che ovviamente stiamo cominciando a vedere la mano del nostro mister. Mister Lopez sta veramente cominciando ad entrare, direi, soprattutto nella testa dei ragazzi per quanto concerne l'aspetto caratteriale, l'aspetto della personalità, perché ieri veramente abbiamo visto un grande Cagliari dal mio punto di vista proprio sotto questo aspetto, sotto il profilo del carattere e sotto il profilo della personalità. Riguardo ovviamente all'aspetto tattico, direi a maggior ragione che quindi questo 3-5-2, 3-4-1-2, insomma comunque la difesa a 3, il centrocampo che può essere a 4, 5 a seconda dei casi, sta dando dei risultati importanti. I ragazzi tengono le posizioni, sanno quello che devono fare e questo sicuramente è molto importante. Sicuramente, sicuramente dobbiamo migliorare e questo continuo a dirlo perché comunque la partita di ieri non ci può, dal mio punto di vista, aver soddisfatto sul piano del gioco. Perché? Perché delle volte picchiamo troppo, siamo un po' troppo lenti, dei tocchi in più di palla che magari ci fanno perdere il passaggio magari del compagno che potrebbe essere libero. Tante volte è successo che magari o sulla destra o sulla sinistra c'era o Faragò o Padoin che erano soli, avevano delle partite davanti e i nostri centrocampisti non sono riusciti a servirli perché erano girati in spalle, perché hanno toccato il pallone una volta in più. Quindi ci sono sicuramente delle dinamiche di gioco che devono essere ancora curate in questo senso. Sono convinto che Lopez e company ci stanno sicuramente lavorando. È chiaro che la partita di ieri dimostra che dobbiamo ancora lavorare molto da questo punto di vista. Riguardo al discorso difesa, direi che c'è stata qualche sbavatura, ma rispetto a quelle a cui eravamo abituati nelle precedenti settimane, direi che stiamo andando verso un miglioramento netto. Quindi che dire ragazzi, siamo sulla strada giusta, cioè questo è quello che possiamo dire il giorno dopo Udinese-Cagliari, cioè vittoria fondamentale, tre punti veramente d'oro per la classifica, per il morale, per tutto. C'è ancora tanto da lavorare, non abbiamo ancora fatto niente, ovviamente, ma sicuramente la strada che è stata intrapresa è quella giusta. Veramente un Cagliari che sta assomigliando sempre di più al proprio allenatore, a Mister Lopez, e questo veramente non può che farci piacere, perché intanto è una squadra, ripeto, che ha carattere da vendere e l'ha dimostrato ieri, appunto, perché con le unghie e con i denti è andata a vincere una partita veramente che non era semplice. Detto questo, ragazzi, sicuramente con questa vittoria adesso creiamo i giusti presupposti per poterci allenare bene, per poter migliorare, ovviamente, in questa settimana che ci porterà all'impegno di sabato sera, l'impegno casalingo contro l'Inter, ovviamente riguarda quella partita. Avremo modo poi di analizzarla, insomma, l'impegno è sicuramente molto ostico, molto difficile, un'Inter cinica, un'Inter solida, un'Inter che si affida, come è successo appunto nella gara anche di ieri sera, al solito Mauro Icardi, quindi ci sarà da stare attenti soprattutto
l'attaccante argentino, ma avremo modo sicuramente di ragionare di questo match. Intanto godiamoci questi 3 punti, 3 punti fondamentali, bene così. Ragazzi, come sempre, insomma, queste sono le mie considerazioni. Il giorno dopo la partita Udinese-Cagliari, voglio sapere che cosa ne pensate voi, quindi le vostre considerazioni il giorno dopo, fatemele sapere qui sotto al video. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto, mi raccomando seguitemi anche su Facebook e su Instagram e noi ci vediamo presto con altri nuovi interventi. Un saluto a tutti e ovviamente forza, castello a tutti. Ciao ciao!